ci troviamo all'esterno del campo Rom La Monachina, sul quale, come sapete, avevamo avviato un progetto di superamento con fondi europei a partire da ottobre 2018. Oggi è arrivato il fatidico giorno in cui il campo materialmente si chiude. In questo periodo l'ente gestore, ossia la Croce Rossa, insieme ai nostri servizi sociali, hanno presidiato tutti i giorni l'area, sono andati a conoscere le famiglie e gli abitanti e hanno fatto sostanzialmente con loro un percorso proprio per la fuoriuscita e il superamento del campo. Quando abbiamo iniziato, dentro c'erano circa 105 persone. Durante questi anni una trentina sono uscite spontaneamente perché oggettivamente avevano già altre finanze, altre risorse, mentre con le persone rimaste è stato fatto un percorso di accompagnamento. Molti di loro hanno trovato una sistemazione autonoma tramite un affitto, altri invece hanno accettato un percorso di co-housing. Dopo la chiusura di Camping River, di Schiavonetti, del Foro Italico, dell'area F di Castel Romano, il piano Rom continua offrendo possibilità di inclusione a tutti quelli che vogliono includersi e realizzando finalmente quello che dicevamo tutti da tanto tempo: chiudere i campi e avviare i Rom ad abitazioni decenti e civili, con un forte sostegno anche sulla parte dell'occupazione. Quello che è importante è che c'è stavolta una forte regia istituzionale e una chiara volontà politica di non tornare indietro sulla chiusura dei campi ghetto. Con oggi svolgono al termine le operazioni per il superamento di questo campo. Il superamento del campo non vuol dire altro che finalmente diventare tutti consapevoli e concedere nuovamente diritti sociali a tutte le persone che vi hanno abitato e a tutta la cittadinanza. Come abbiamo sempre detto, con chi vuole collaborare c'è la massima disponibilità per essere inseriti in un percorso di reale inclusione sociale che porti finalmente all'autonomia di queste persone, perché paghino le tasse come tutti, si trovino un lavoro, si trovino una casa, mentre non c'è nessun tipo di apertura verso chi delinque, vuole continuare a delinquere e non accetta un rapporto chiaro e legale, legittimo con l'amministrazione. Ovviamente tutte le persone fragili, che si tratti di minori, di disabili o di anziani, vengono comunque assistiti, quindi c'è la massima disponibilità a collaborare con chi vuole collaborare.